Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, RT8. Parliamo nella puntata odierna di un tema che dovrebbe essere sempre al centro dell'attenzione, vale a dire parliamo di donne imprese in termini di leadership. È ovvio che non si parla solo di leadership intesa in una accezione di azienda, ma anche dal punto di vista sociale. Sappiamo che le donne fronteggiano quotidianamente una serie di difficoltà e che hanno anche una possibilità di accedere agli ambiti, alle sfere più alte, che non è sempre completamente del tutto garantita. Capiremo nel corso della nostra trasmissione quali sono le dotazioni in tal senso, e questo ci rimanda anche ad un concetto un po' più ampio, un po' più allargato, relativo alla necessità della diffusione della cultura della parità di genere. Non solo un discorso, come dicevo prima, da affrontare a ridosso, ad esempio, della venuta celebrazione della giornata internazionale della donna, ma ovviamente spalmato durante tutto l'anno. Ne parliamo con le nostre ospiti. Abbiamo due ospiti in collegamento, una anzi due in studio e una in collegamento. Vado subito a presentarle. Abbiamo in studio Irini Pervolarachi, che è vicepresidente di Federmanager Abruzzo e Molise, coordinatrice territoriale di Federmanager Minerva. Buonasera. Buonasera. Ancora torna a trovarci Federica Chiavaroli, che è coordinatrice del gruppo Le Imprenditrici di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Buonasera. Buonasera. E vado dall'ospite in collegamento, che è Daniela Sciascia, HR Manager di Archema SRL. Buonasera. Queste sono le nostre ospiti e quindi possiamo entrare subito nel vivo della nostra trasmissione. La prima domanda per Volaraki qui in studio, alla quale vado appunto a chiedere come tutti questi aspetti che abbiamo elencato in apertura di trasmissione si vanno a ricollegare al suo ambito di lavoro, come si rispecchia tutto ciò nella sua azienda. Vale però prima la pena ricordare che per Volaraki ha un'esperienza di 40 anni in una industria multinazionale dell'automotive, ricoprendo la carica di dirigente apicale, e ha contribuito alla realizzazione e all'avviamento produttivo di fabbriche complesse in Argentina, ma anche in Cina. Tutto ciò in un periodo in cui il tema della parità di genere non era al centro del dibattito. Oggi si occupa di associazionismo. Quindi a lei la parola dopo questa ampia introduzione. Grazie molto di questa bella introduzione, come anche vorrei ringraziare Confindustria Abruzzo Medio Adriatica per l'opportunità che mi sta dando appunto di parlare di un tema che mi sta molto a cuore. Noi di Federmanager Minerva, che è il gruppo associativo che raggruppa le donne dirigenti e quadri apicali che si occupano di problemi prevalentemente delle donne, abbiamo pensato nei tempi non sospetti di occuparci di un problema sempre di attualità, che è la leadership femminile. Noi abbiamo visto e stiamo vedendo tuttora che le donne arrivano in un certo livello di responsabilità, dopodiché si fermano, non vanno oltre. Allora, questo in una metafora partita dall'Inghilterra si chiama soffitto di cristallo. Quindi noi abbiamo pensato di mettere a posto delle soluzioni dirompenti, innovative, per poter appunto cercare di rompere il più possibile questo soffitto di cristallo. Ma prima di fare questo, abbiamo cercato di capire come in tutti i sistemi di gestione esistenti a tuttora, quali sono, perché questo scoglio culturale, qual è l'ambito in cui viene a crearsi questa difficoltà delle donne. E allora abbiamo identificato quattro aree di importanza
diciamo, strategica. Il primo, la prima area è la diffidenza e lo scetticismo nei confronti delle donne, soprattutto nell'ambito lavorativo. La seconda area molto importante è lo stile di leadership, che una donna molto determinata viene interpretata come una donna aggressiva, mentre una donna, un uomo determinato viene comunque visto come un bravo manager. E la terza parte che è importante da sottolineare è proprio lo stile, sono le condizioni lavorative che non sono a favore delle donne, in quanto le riunioni, le trasferte, gli orari di lavoro non sono proprio a favore, in quanto la donna oltre il lavoro ha anche da fare in un altro ambito che è quello familiare. E infine è la difficoltà della donna nel poter contrattare con il proprio partner nell'ambito familiare la propria progressione di carriera. Allora, basati su questi stereotipi e su questo contesto culturale, prima di procedere a qualsiasi progetto che possa appunto portare a delle soluzioni innovative, abbiamo voluto fare un'analisi basata sui dati per capire com'era veramente la situazione della donna, soprattutto nelle posizioni di leadership. Quindi abbiamo visto che le ragazze nell'ambito scolastico hanno, devo dire così, esageratamente forse, ma hanno una marcia in più, in quanto prendono sempre delle votazioni o quasi sempre delle votazioni più alte e finiscono anche in un tempo piuttosto prima rispetto ai loro coetanei, però ecco, sono prevalentemente indirizzate a delle discipline umanistiche, seguono molto il liceo classico, mentre sono al 18-20% presenti nelle materie STEM, e che poi le materie STEM sono quelle che sono il futuro, perché noi vediamo che attorno il mondo del lavoro va verso questa direzione, quindi noi dobbiamo spingere le ragazze a indirizzarsi verso queste materie. Se poi vediamo il contesto post universitario, anche se le ragazze si laureano prima con dei voti anche più alti rispetto ai loro coetanei, però hanno difficoltà nel trovare il lavoro, perché arrivano al posto di lavoro un anno e mezzo dopo i maschi, e con uno stipendio, con una paga inferiore rispetto ai loro coetanei. Bene, io la fermo per Volaraki perché ha fatto una carrellata molto esaustiva e ha posto al centro il discorso culturale. Quindi c'è una cultura che va assolutamente divulgata e ci sono una serie di fattori che concorrono a far sì che questa situazione che stiamo raccontando persista. Una persona che questo soffitto di cristallo l'ha rotto e ci può raccontare molte cose in tal senso, ce l'abbiamo qui in studio. Passo quindi la parola a Federica Chiavaroli, che ci racconterà un po' come ha messo in atto tutto quello che stiamo raccontando e narrando sin dall'apertura della nostra trasmissione. Però prima ricordiamo che Chiavaroli è un'imprenditrice e manager nel campo della istruzione e della formazione, e che ha ricoperto un ruolo importantissimo al servizio della nostra nazione, vale a dire il ruolo di senatrice della Repubblica Italiana nella 17ª legislatura e sottosegretario di Stato alla giustizia. Con queste premesse passiamo la parola a Chiavaroli. Grazie.
Grazie Irina, perché hai fatto un'introduzione nella quale un po' hai detto tutto. Io ci tengo a dire innanzitutto chiaramente cosa ho fatto io, ma quello che ho fatto io è diciamo comunque il racconto di chi ha vissuto una storia privilegiata, perché io ho potuto abbattere gran parte delle barriere, degli stereotipi dei quali abbiamo parlato, grazie a una serie di possibilità personali, familiari, che hanno reso la mia intensa vita lavorativa conciliabile con quella della mia famiglia. Io ho una famiglia, tre figli che sono adesso sono grandi, ma quando io ero diciamo proprio nell'apice per esempio della carriera politica, i miei figli grandi avevano 6 anni e quello piccolo era appena nato, quindi se avessi dovuto diciamo beneficiare, ecco, delle misure pubbliche di conciliazione, probabilmente sarei stata molto in difficoltà. Chiaramente ho potuto costruirle diciamo autonomamente e grazie al supporto della mia famiglia, e quindi ho potuto sfondare il tetto di cristallo. Io penso che oggi il problema non sia più soltanto il problema culturale che ricordiamo per fare una cosa gradita soprattutto alle donne. Oggi la questione diventa una questione di vita o di morte, cioè una questione di futuro del nostro paese, perché se noi non metteremo in atto politiche vere di conciliazione, cioè che consentiranno alle giovani coppie di avere una vita lavorativa soddisfacente, impediremo loro di avere dei figli e impediremo al nostro paese di avere un futuro. Quindi io mi auguro che questo tema, oltre che nelle trasmissioni televisive, sia posto in cima all'agenda delle priorità di tutti coloro i quali si candidano a rivestire un ruolo pubblico, al comune, alla regione, al governo del paese, perché tutti gli enti hanno un pezzettino di responsabilità in questo senso, perché affinché le donne possano sfondare il tetto di cristallo devono funzionare i trasporti, devono funzionare gli asili nido, devono funzionare le scuole, ci deve essere il tempo pieno, devono avere la possibilità di affidare i parenti malati, disabili, al servizio sociale, al servizio sanitario. Quindi il paese deve funzionare, altrimenti tra un poco veramente noi il futuro all'Italia non glielo garantiremo più. Quindi io mi auguro che possano veramente, che questi temi possano diventare la priorità e che se ne parli non per una questione culturale, ma veramente per una questione di vita o di morte del nostro paese, perché tra un po' noi saremo un paese senza bambini, saremo un paese senza bambini perché le donne soprattutto non hanno la possibilità di conciliare la loro vita lavorativa con quella familiare. Quindi io intanto ringrazio Confindustria perché mette questi temi al centro della propria agenda, dedica trasmissioni televisive, dedica approfondimenti, dedica momenti di riflessione, ma questo da solo non basta, poi ci vogliono i fatti, e quindi io mi auguro che davvero su questi argomenti intervengano con urgenza dei fatti. Chiavaroli ha parlato chiaramente di fatti, e un'azienda che tutto questo l'ha messo in campo per appunto garantire alle donne quelle condizioni di cui prima parlavamo qui in studio, favorevoli alla società e utili non alla donna come singolo individuo ma proprio alla crescita sociale, è l'azienda che andiamo adesso a conoscere un po' più da vicino attraverso Sciascia, e quindi chiediamo esattamente la vostra azienda che cosa ha fatto. Urge una premessa, vale a dire che il quotidiano finanziario Financial Times ha inserito il gruppo Archema fra le società più sensibili alle tematiche di uguaglianza, diversità e inclusione, e a inizio anno Archema Italia è stata certificata fra i migliori datori di lavoro in Italia. A lei, Sciascia.
Grazie. Quello che vado a raccontarvi è assolutamente in linea con quanto già espresso dalle altre partecipanti a questa puntata. Di fatto, Archema come gruppo, come multinazionale, già dal 2020 ha sancito una politica di apertura e di spinta al coinvolgimento della donna nel proprio ambito organizzativo, con ovviamente un interesse per le funzioni apicali e quindi mettendo in atto tutta una serie di programmi di facilitazioni, quelli anche più tradizionali, come può essere il mentoring, il coaching. A livello locale noi tutto questo lo stiamo ovviamente implementando in una maniera molto pratica, che ci ha visto, tra le altre cose, promuovere tutta una serie di agevolazioni, e questo per tutti i dipendenti, perché poi è un discorso veramente di inclusione, di promozione della diversità, attraverso quindi la promozione di diversi strumenti, quali ad esempio il Flex Job, che vuole essere veramente un dare la disponibilità del proprio tempo alle nostre persone, il che significa che una donna, una mamma lavoratrice, può gestire il proprio tempo, quindi non dovrà stare a casa il venerdì o il martedì della settimana, ma avrà 52 giorni all'anno nella propria disponibilità per poter gestire quelle che possono essere le necessità più diverse. Allo stesso tempo abbiamo anche promosso una flessibilità di orario molto ampia, e anche questa permette ovviamente a chi ne ha necessità di gestire l'ingresso in ufficio tra le 7:30 e le 9:30 del mattino, quindi con poi una chiusura al minuto della giornata lavorativa, per cui c'è la massima tutela anche da questo punto di vista. Abbiamo anche una flessibilità di orario, down and up, il che significa fondamentalmente anche qua organizzare il proprio orario senza andare ad inficiare magari la capienza, no, in termini di ferie. Quindi se io un giorno ho bisogno di uscire 2 ore prima perché magari devo portare il bimbo dal pediatra piuttosto che devo andare a vedere la recita scolastica del bimbo a fine anno, questo lo posso fare e recuperare poi quelle 2 ore in qualunque momento del mese. Quindi sono accessori veri, al di là delle dichiarazioni di intenti, e la certificazione che abbiamo avuto lo scorso gennaio, quella di Top Employer 2024, ovviamente è il risultato di tutta una serie di sforzi profusi proprio per mettere i nostri lavoratori e quindi le nostre lavoratrici nella migliore condizione di professionisti e di poi soggetti privati che hanno una vita ovviamente da gestire oltre a quello che è lo spazio del lavoro. Il tempo è decisamente la risorsa che oggi è più preziosa per tutti, e la nostra politica è proprio quella di fare in modo di conciliare il tempo nel privato e nel pubblico, per quanto ovviamente c'è possibile. Complimenti per questo traguardo raggiunto e per questo esempio di work-life balance, quindi questa bilancia tra tempo dedicato al lavoro e tempo dedicato alla vita quotidiana, e che è molto importante, non è sempre purtroppo raggiungibile perché mancano una serie di strutture e una serie di visioni condivise, come stiamo dicendo sin dall'inizio della nostra trasmissione. Torniamo in studio, passiamo la parola a Pervolaracchi per continuare ad entrarci in questo tema dal punto di vista organizzativo della realtà che rappresenta la vicepresidente. A lei. Allora, io a questo punto, lasciando in sospeso tutte le analisi fatte, perché poi sono analisi abbastanza note oramai quasi a tutti, tipo la sanità, se vediamo nella sanità arrivano uguale come percentuale uomini e donne, poi vai a vedere la percentuale dei primari e troviamo 70% di primari uomini e 30% donne. Lo stesso succede nella magistratura, nei corpi diplomatici e in diverse altre
aree ed istituzioni. Quello che mi ha meravigliato parecchio è stato quello che succede nei mass media, e questo interessa anche a voi, diciamo, perché noi vediamo che si stima quasi un terzo dei pezzi scritti da donne non riportano la loro firma. Appena un quarto dei premi Pulitzer sono assegnati alle donne, e nelle trasmissioni che contano di carattere tecnico-scientifico la presenza delle donne giornaliste è molto limitata. E questo è un dato che non va bene, dobbiamo comunque cercare di capire se il bacino di utenza, che è la causa, quindi non ci sono tante giornaliste quante gli uomini, oppure c'è qualcos'altro. E questo non è adesso il momento per capirlo, però è una delle tematiche. Ora, per entrare nella concretezza, cosa abbiamo fatto per portare avanti un progetto innovativo e concreto, no? Noi abbiamo guardato bene un diagramma che riporta la situazione della presenza come percentuale delle donne nei CDA. Quindi vediamo una situazione piuttosto piatta fino al 2011. Nel 2011 si incontra un punto di flesso, cioè un cambio della curva proprio, quindi inizia un'impennata. Perché? Perché in quel periodo è entrata in vigore la legge Golfo Mosca, che prevede per legge la presenza delle donne come componenti dei consigli di amministrazione. Allora abbiamo pensato che se c'è una legge specifica, questa favorisce l'introduzione e l'applicazione e l'applicabilità di certe soluzioni. In assenza di leggi, questo diventa più difficoltoso. Difatti anche le nostre proposte che seguiranno sono sempre basate sul concetto di far approvare delle leggi per poterle vedere applicate. Allora, il percorso che abbiamo fatto in collaborazione con Manager Italia, Federmanager Minerva e altre associazioni come i dottori commercialisti, gli avvocati del lavoro e gli avvocati e i consulenti del lavoro, il progetto Women on Board, un progetto veramente innovativo, perché noi abbiamo cercato di aggiungere alla competenza che già c'è delle donne, perché per l'iscrizione era comunque necessaria un requisito era quello di una laurea, quindi competenza già esistente. Abbiamo cercato di completare questa competenza con una formazione specifica, che è molto importante, in quanto i consigli di amministrazione, anche se sei un super esperto nel tuo campo, hai bisogno comunque di una formazione a 360 gradi. Sono state fatte 42 ore di formazione da autorevoli docenti per tanti aspetti che riguardano la gestione di un consiglio di amministrazione. In questo corso hanno partecipato 2072 persone, prevalenza donne chiaramente, e hanno superato l'esame finale per la certificazione il 430 persone. Perfetto, un progetto davvero lodevole, che ci rimanda anche ad altri concetti legati alla formazione. Si torna sempre sul tema della formazione, dell'accessibilità a determinati percorsi, e se parliamo di formazione chiamiamo in causa quindi Chiavaroli per capire come in ambito di formazione, sottolineo ancora questa parola, si può agire per facilitare anche l'accesso delle donne, ad esempio, alle materie scientifiche, come abbiamo detto fino adesso. A lei, Chiavaroli.
Ma secondo me in questo, diciamo, su questo tema la parola chiave è orientamento. Nella scuola italiana finalmente questa parola ha assunto una dignità importante perché sono state inserite delle figure apposite che si dedicano a questo sia nella scuola media sia nei licei, quindi sia nella media inferiore che nella media di secondo grado. Questa è una cosa fondamentale perché queste figure che saranno adeguatamente formate e già si stanno formando hanno il compito di indirizzare, di aiutare i ragazzi a scegliere il proseguimento degli studi che è più conforme alle proprie attitudini, quindi hanno innanzitutto lo scopo di aiutare i ragazzi a scoprire quali sono i loro talenti, perché ogni ragazzo ha i propri talenti, ragazzo e ragazza, deve scoprirli e deve fare la scelta più aderente alle proprie attitudini, perché questo chiaramente faciliterà gli studi e lo farà dedicare a qualcosa per il quale la ragazza o il ragazzo è portato e quindi lo affronterà con facilità. Questa secondo me è la strada migliore anche per le ragazze, per indirizzarle verso gli studi STEM che probabilmente ancora spaventano, perché spaventano ancora le ragazze. Io sono certa che se ci sarà e ci sarà, perché la scuola italiana lo ha previsto, questa figura ben fatta dell'orientatore, tante ragazze troveranno il coraggio di seguire le proprie attitudini e la strada più adatta a loro, e questo consentirà, attraverso gli studi scientifici, gli studi delle cosiddette STEM, poi di poter intraprendere i percorsi lavorativi che sono conseguenti. Io quindi credo che da questo punto di vista, perché poi bisogna dire anche le cose buone che si fanno nel nostro paese, la scuola italiana ha trovato la strada giusta. Vediamo che riscontro ha Archema, quindi Sciascia, ci racconti in questi 3 minuti che ci mancano per concludere la trasmissione, che mancano al termine della trasmissione, qual è la vostra realtà? Le ragazze iniziano a iscriversi ai corsi STEM, voi vi occupate di chimica, ci dica come stanno da voi le cose. Beh, allora devo dire che da 5 anni a questa parte, quando noi apriamo ovviamente le varie candidature per ricoprire delle posizioni, certamente abbiamo notato un'inversione di tendenza con presenza di candidate per ruoli ad esempio di ingegnere di processo piuttosto che ingegnere di produzione, e se vogliamo dirla tutta, la preparazione delle candidate spesso e volentieri supera quella dei candidati, e c'è un aspetto tra l'altro umano che in qualche modo avvantaggia le candidate rispetto ad una disinvoltura e una capacità veramente di come dire, presentarsi e articolare anche la propria visione in termini professionali, che supera certamente quella dei candidati uomini. Allo stesso tempo sono d'accordo con le altre signore presenti rispetto all'ambito culturale, perché il freno ancora sussiste, e spesso e volentieri sono le stesse ragazze che non si ritengono, no, in grado di, e quindi questo va certamente superato. E sono d'accordissimo sulla necessità e sull'utilità dello storytelling, quindi insieme all'orientatore la testimonianza di chi lo ha fatto, e che è la testimonianza vera che possa essere fatto. Okay? Noi abbiamo assunto recentemente una ragazza, ecco, siamo nel territorio abruzzese con lo stabilimento di Gissi. A febbraio dello scorso anno abbiamo assunto una ragazza che stiamo come ingegnere di processo, adesso si sta instradando all'ambito della manutenzione, e con veramente una performance eccezionale. Assumeremo adesso al 18 di questo mese un'altra ragazza, un ingegnere sempre di processo nello stabilimento di Gissi, perché abbiamo bisogno
di sviluppare tutta una serie di progetti. Abbiamo diversi ingegneri, nelle donne negli altri stabilimenti, quindi tutto questo è possibile. Okay? La nostra organizzazione è assolutamente aperta, quindi nessuna preclusione, perché poi la chimica è il futuro, la chimica è innovazione, è creatività e sono, se vogliamo, tutte come dire, attitudini e peculiarità dell'essere donna, no? La creatività, l'iniziativa, la capacità di essere anche innovatrici nel risolvere problemi che poi alla fine possono essere molto pratici da un lato, allo stesso tempo di impatto assolutamente importante se consideriamo un contesto organizzativo. Per cui, ecco, io penso che la direzione sia quella giusta, forse bisognerebbe accelerare un attimino di più ovviamente, però ecco, le aziende sono assolutamente pronte ad accogliere candidate donne anche in queste materie più tecniche e più specificamente, come dire, innovative e forse non troppo convenzionali, se ci riferiamo al passato, ma io penso assolutamente alla portata di tutti, se consideriamo quelli che possono gli accessi oggi alla cultura, alla scolarizzazione, alla specializzazione. Quindi, grazie per questa ottima chiosa, grazie mille. Quindi io approfitto per ringraziare le nostre ospiti che ci hanno accompagnato in questa carrellata all'insegna di quelle che sono le possibilità nel sentiero della parità di genere. Quindi saluto qui in studio Irini Pervolarachi, grazie. Grazie, grazie a voi. E ancora grazie Federica tanto. Chiavaroli. Grazie. Vado in collegamento dalla nostra ospite Daniela Sciascia, grazie per l'intervento. Grazie infinite a voi per l'opportunità. Per la parte tecnica ringrazio la regia di Francesco Berardinelli, ringrazio tutti voi telespettatori per l'attenzione. Appuntamento alla prossima puntata.